13 anni e non sentirli? No, e farli sentire bene. Joy Alexander sa quello che vuole, fare jazz ai massimi livelli, e ci sta riuscendo. Fu il pianista Herbie Hancock il primo a scoprirne il talento, ascoltando questo ragazzino suonare nella natia Indonesia. E grazie a tale incoraggiamento, Joy decise di dedicarsi sempre più allo studio del piano, fino ad arrivare a soli 11 anni a New York, a studiare con un musicista di livello mondiale come Wynton Marsalis. Il primo album è del 2015 ed ora ecco il secondo, Countdown, Conto alla rovescia, titolo ripreso dal brano di John Coltrane che compare nell'album. Pienamente a suo agio, tra timbri e stili diversi, Josie Alexander Sila, questo è il vero nome del giovane artista, non ha timore di accostare le sue composizioni a quelle dei mostri sacri, come pure di confrontarsi con la più tipica delle espressioni del piano jazz, il trio. Niente orpelli o trucchi, ma solo il tocco per nulla acerbo di un musicista che cattura l'ascoltatore dalla prima all'ultima nota. La vita di un santo, messa in scena nel luogo in cui visse per 6 anni, nel terzo centenario della morte di San Francesco de Geronimo, copatrono della diocesi di Taranto, la Compagnia Teatro della Fede con Lu Kuntu, il restauratore sociale, in un atto unico racconta vicende incredibili che documentano la lungimiranza e l'umiltà del santo tarantino. Gli episodi sono quelli noti in tutto il mondo, ad esempio la sua predicazione nei quartieri spagnoli, nei quartieri dove le donne si prostituivano, e c'è l'episodio di Caterina, di questa donna con la quale lui ha avuto un rapporto proprio di predicazione e l'ha tirata fuori dal peccato, oppure quello di Alvina, un soldato spagnolo che alla fine Francesco scoprì essere una donna che era sfuggita ad una persecuzione, quindi episodi incredibili nella Napoli del Seicento. Una rappresentazione che è un evento unico, ambientata nel Chiostro del Mudi, il Museo Diocesano di Arte Sacra di Taranto. In questi ambienti per 6 anni San Francesco de Geronimo ha vissuto e ha studiato. È davvero una grande gioia questa sera poter ospitare questo evento, perché è la prima volta che il museo rende omaggio ad uno dei più importanti personaggi che sono passati tra queste mura. Ha inventato un canto, sì, ha scritto un canto per questa processione, un canto che però era scritto in italiano, lui ha abolito il latino, sì, in maniera che tutti potessero capire e comprendere. Dopo lo spettacolo, il pubblico ha visitato il primo piano del Mudi e gli ambienti che un tempo furono cappella e dormitorio dell'antico seminario in cui il santo pregava, studiava, viveva.